Mi dirò, ho letto anche la poesia I movimenti del sole sulla terra della rocca, l'ho trovata molto interessante e questo credo che confermi ciò di quanto lei ha detto, o sbaglio? Beh, il tramonto, che sia d'estate o d'inverno, è sempre un momento sociale importante della vita lugnanese, perché sia i giovani che meno giovani o i vecchi, che dir si voglia, trovano sempre una ragione per sedersi su quelle panchine per, come dico io, sfrogogliare. È un momento di socializzazione e di sfogo collettivo che concilia il sonno notturno. Bella cosa, se uno dorme meglio, però la rocca, dobbiamo dirlo, rilassa molto. Ma cosa mi dici della poesia "È il primo amore sulla rocca"? Perché vorrei sapere da lei quali sono i suoi sentimenti, perché io l'ho trovata molto profonda. Che mi dici? Questa è una domanda interessante, caro mio. Tratta di sentimenti personali e della timidezza della mia gioventù. Il mio primo vero amore, solo leggendola si può capire come ho vissuto quei momenti per me felici e sofferenti. Quello che mi piace di lei è che vedo che non si interessa solo di sentimenti, di emozioni, ma si interessa anche di politica e di religione. Tant'è vero, nella poesia Le ruberie della rocca affronta un problema molto interessante. Ecco, bravo, bravo, ecco, lei si riferisce al Bubbone, quell'edificio che fu fatto dalla chiesa per oscurare il palazzo del conte Bufalari, che di essa era nemico, che poi la politica, fatta di compromessi, mantenne in piedi. Ho trovato interessante anche la fontanella sulla rocca, e qui siamo nei sentimenti proprio profondi e familiari. Questa brocca, che mi dici di questa brocca? Beh, devo dire che a quei tempi l'acqua nessuno l'aveva in casa e tutti facevano la fila per riempire le brocche. Ma anche allora esistevano i furbetti, come adesso. Meno male che c'era Villelmo, la vecchia guardia comunale. Comunque lei spazia in questo libro di poesie e da un campo religioso, sentimentale, politico, e addirittura affronta anche il problema degli immigrati a Lugnano. Certo, certo, certamente, è giusto, perché credo che vi siano molte responsabilità politiche, e non solo verso di loro e verso di noi, lugnanesi, e quindi discutiamone apertamente. Dopo questa prima parte, che termina con, ora è già passato sullo schermo perché non abbiamo la sincronizzazione, con Moretto e il gatto mio, quinto e risorci di una volta. Io ho trovato in questa poesia una bella critica a questa società globalizzata, è così? Amo gli animali, specialmente i gatti, quindi parlo di loro per far capire all'essere umano di come è cambiato il mondo. Vorrei solo che si ritornasse alle cose naturali, ovvero riscoprire quei valori semplici di una volta, che col dialogo si saldavano relazioni e sentimenti, e non vivere nel mondo liquido descritto dal sociologo polacco Zygmunt Bauman, che voi ignoranti non conoscete, ovviamente. Io devo dire, stasera trovo Cesare molto brillante, non vorrei che avesse fatto uso di buon vino, ecco, però lo vedo molto sobrio, dico la verità, lo sento molto sobrio. Passando alla seconda parte del libro, non so se riesco a dirlo in lugnanese perché è molto difficile per me questo, preferisco parlare una lingua straniera, si parla di sfrugugliano, cioè sfrugugliano, e l'ora della poesia è una
è una buona metrica ed ha anche, diciamo, un risvolto molto umano, perché secondo me mette in relazione anche l'età con la giovinezza, o sbaglio? La poesia per me rappresenta una consolazione, mi fa dimenticare i vari disturbi come i dolori e gli acciacchi, e siccome anch'essa è una forma di amore che non richiede grosse energie, tutti se la possono permettere, e placa gli animi e le stanche membra. Hai capito? Capito? Bene, molto bene. Ho trovato interessante anche la poesia che parla di conti e di conti tacchia de Lugnano. È una vibrata critica, probabilmente ironica, ma verso i borghigiani o verso gli italiani? Beh, ai vari conti, Vanicelli, Bufalari, Brunoni, Trasatti e lì vicino a Lugnano c'era pure il conte Tacchia, che non aveva né un paio né una stoffa e nemmeno un quattrino. Trattasi di apparire, ovvero l'avere e non l'essere, che anche oggi va tanto di moda, segno che il tempo passa ma vizi e virtù percorrono la stessa storia. Non poteva mancare un santo anche a Lugnano. Infatti c'è una poesia dedicata a San Francesco, quindi devo sostenere che San Francesco è passato di qua e ha fatto un miracolo. Certo, certo, bravo, bravissimo. Qui metto in evidenza quanto il potere terreno appetisce anche il clero, mentre San Francesco perdona tutti e sconfigge il mare con l'amore fraterno. Una cosa che mi ha incuriosito molto è la circonlocuzione del poeta sommo e le campane del borgo. Una storia affascinante fra Cesare e il comune finita in tribunale, mi dica. Che ve posso dire? La storia è lunga, dovete leggerla per capire perché io portai il comune in tribunale. Del resto, la causa fu vinta dal poeta dialettale, cioè da me, da Cesare e Giuliani. Io ho vinto, io e non il comune. E allora che ve devo dire? Leggete attentamente e capirete il perché. Io trovo poi un'altra analogia nella poesia dei Romoletti Faticoni de Lugnano. Soprattutto credo che sia legata ai dipendenti pubblici, alla pubblica amministrazione. È così? Oh, proprio così! In particolare nel settore pubblico esistono ancora i Romoletti, nonostante le varie leggi succedutesi in merito ai lavoratori pubblici. Un monito per chi assume questi atteggiamenti poco edificanti. Io credo che poi lei, comunque, al di là della sua cultura, si sia interessato anche del paese. Io le dico la verità, non sapevo cos'era la patarina che abbiamo qui sopra, la patarina. E per 30 anni non ha mai suonato, tant'è vero che si legge nella poesia, dice, suonava nel palazzo della musica, si sentiva suonare e questa campana non rintoccava più. E quindi era una tristezza, penso, per lei. Oggi la sua voce, dopo tanto tempo, risuona nel borgo e devo dire, se non erro, grazie a lei. Sì, questa è una buona novella. È un simbolo per il borgo e deve da sonà. Il suo rintocco giunge direttamente al cuore. E chi ce l'ha messa? Il sindaco? L'amministrazione comunale? L'assessore alla cultura? No, ce l'ho messa io! Cesare Giuliani! Io ce l'ho messa! Io! Non la volevo fare arrabbiare, però ho sentito che ci metteva forza, ma tutto sommato esprime sempre amore per questo popolo, per questo borgo, ma anche per questi amministratori, perché tutto sommato pensavo li dasse e invece no,
è una presenza costante, quindi è molto interessante. Comunque, volgendo verso il termine di questa nostra intervista, ho visto che si interessa molto dei personaggi nella descrizione della meraviglia di Lugnano, e per poi finire dulcis in fondo con un richiamo ai governanti, non quelli locali, ma a quelli dell'Umbria, a quelli nazionali, affinché davvero possano prendere in considerazione i problemi del borgo. È vero, il mio è uno sfogo forte e vibrato, proprio perché credo nelle istituzioni e vorrei che comprendessero appieno il valore di questo borgo e dei borghigiani. Sarò sempre critico, perché sono convinto che molte cose, se uniti, le possiamo fare. Comunque non nutro rancori verso gli amministratori del comune, per carità, perché anche loro sono costretti a fare i conti con i governi regionale, nazionale, che non prendono nella debita considerazione i territori come il nostro, che sono la vera risorsa della nostra bella Italia, perché sono una massa di ignoranti, peggio dei lugnanesi, ignoranti anche loro. Beh, io purtroppo, siccome faccio l'intervistatore, non posso essere né dalla parte del borghigiani né dalla sua parte, però una soddisfazione me la deve togliere, caro Giuliani, caro Cesare. E la domanda che le porgo è questa: nel borgo lei passa per un uomo brontolone, poco accomodante, critico su tutto e tutti. È proprio così? Le devo dire che ciò non corrisponde al vero. Non è vero, perché il vero problema, vista la mia età, è la timidezza, e quindi l'atteggiamento che i borghigiani percepiscono non è altro che autodifesa e basta, che talvolta nemmeno io mi sono spiegato. Infatti il mio atteggiamento a quattro occhi è molto più diretto e sereno. Io amo questa gente e questo borgo, non potrei vivere senza di loro. Abbino pazienza entrambi, finché i miei occhi vedranno la luce, così sarò loro a riconoscere per l'eternità. Il mio vetusto ha cuore e batte, vibra fortemente per loro, però non capisco perché mi evitano tutti. Perché mi dovete dati? Perché mi evitate tutti? Perché? Che posso dirle? Io, Cesare, la ringrazio, perché qui termina la nostra intervista e, come avete sentito, Cesare Della Rocca è stato molto esplicito stasera e forse lo abbiamo conosciuto un po' di più rispetto alle altre volte. Che... ma scusi, ma lei non è Cesare Giuliani? Dov'è Cesare Giuliani? Ma mi hanno imbrogliato, dov'è Cesare Giuliani? Ecco quello vero, ecco Cesare. So io, lei è un impostore, so io Cesare, so io so Cesare. Mi hai usurpato la figura, mi hai deriso, mi hai svitato, mi hai fatto tutto. Io mi vendicherò, mi vendicherò. Leggendo una poesia. Leggendo una poesia.